La partita è bella, il Cerignola cerca subito il guizzo giusto per scardinare la difesa ospite al minuto 11. Malcore comincia la sua personale sfida con Leuci. Il numero 9 gialloblu è caparbio nel recuperare palle, a centrarsi, tiro forte in porta con i pugni, si salva Leuci. Un minuto dopo risponde Stajčuk, ben lanciato in profondità. Il numero 9 mira il secondo palo ma calcia largo, nessun problema per Trezza. Al quarto d'ora è Strambelli a bussare dalle parti di Leuci, ma il suo tiro è centrale, blocca l'estremo difensore ex Cerignola. La più ghiotta occasione di Marco Audace arriva al minuto 21, ma Malcore a tu per tu con Leuci lo grazia, calcia debole e il numero 1 si distende e fa sua la sfera. La ripresa comincia con il Cerignola che attacca a testa bassa. Strambelli ci prova subito con un colpo dei suoi a giro. Monopoli salva tutto sulla linea di porta con Leuci, questa volta battuto. Scampato il pericolo, la Virtus risponde con una classica azione di ripartenza che porta al tiro d'inguscio ben armato da Palmisano, provvidenziale Manzo a salvare sul tiro a botta sicura del numero 8. Per la capolista serve un episodio per centrare la quarta vittoria consecutiva, che puntuale arriva al minuto 82. Tocco illuminante di Lojodice per Durval, doppio passo del terzino e tiro cross forte e radente che trova la deviazione fatale di Patronelli che spinge il pallone nella propria porta. 1-0 Cerignola e Monterisi che può impazzire di gioia.